Prenderà il via domani a Monbaroccio la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali, che fino a domenica proporrà mercatini a tema, specialità della tavola, artigianato locale, mostre, convegni e occasioni di divertimento per grandi e piccoli, con largo spazio alle scuole. Sì, sono tre giornate. La prima giornata, secondo me, quest'anno è la più importante, è una novità che la Proloco ha voluto fare. Un convegno assieme alla Copagri e all'Apo Marche, un convegno sulle piante officinali, e poi partiamo con due giorni importantissimi con i più importanti florovivaisti della nostra provincia. Quest'anno due istituti superiori, l'Istituto Mengaroni di Peso e l'Istituto Tecnico Agrario. L'edizione 2017 ha come protagonista la lavanda e le sue proprietà benefiche, che da qualche anno si trova anche nelle colline del territorio. Promossa dalla Proloco di Monbaroccio, la manifestazione vede quest'anno la partecipazione della Proloco gemellata di Sappada, in provincia di Belluno, con l'intervento di favorire scambi culturali e lo sviluppo turistico, con risvolti economici per i produttori di entrambi i territori. Ci sarà uno stand di 10 metri dove faranno vedere i loro prodotti, venderanno i loro prodotti, soprattutto il formaggio di Malga, e ci saranno degli espositori anche del legno del territorio sappadino, e soprattutto uno scultore dove farà vedere tutto quello che riuscirà a fare con un pezzo di legno. Occasione dunque, per chi non l'avesse ancora fatto, di dedicarsi una giornata di relax a Monbaroccio tra le bellezze naturali e il fascino della storia. Poi si potrà anche visitare in quei giorni il santuario del Beato Sante, perché sarà aperto con la sua pinacoteca e il suo chiostro da visitare per tutti i turisti che verranno a Monbaroccio.